This evening we have the honor to host two very interesting lecturers. JanBoelen, head of the Department of Social Design of the Design Academy of Eindhoven, but also founder of the Z33 organization. And we have also SimoneSfriso from Tama Society, which is also part of the curatorial team of the Italian Pavilion of the Venice Biennale. Two different practices with the common ground related to participatory process in design and architecture. We're going to start with Jan. Welcome. And yeah, go ahead. Yeah. Thanks for thank you. Thank you, Paolo. Thank you, Diego. Thank you, Marco, for inviting me, for having me here. Sorry for not speaking Italian. Italian, so it's in English. After a discussion yesterday evening, I also switched a bit the plans for what I'm going to tell. I'm going to focus a bit more on education and like educational model, although a model is a big word, it's more, let's say, an approach or an attitude. That will be the second part. I will start with kind of that's also very unusual for me, with a very traditional lecture almost, like for 10 minutes. And then probably, then we go, that will tell where will I will introduce my motivations. Why do I do what I do? And then the third part, and we will see if you don't are all fallen asleep. I will go to maybe one project which is on now in Z33. It's a manufacture. It's really a project that try to question production in urban environments today. So new ways of production and how that can function or not function. New practices on that. So, thank you for the invitation. I work indeed as an artistic director for Z33, a house for contemporary art in Belgium, where we make like 6 exhibitions in a year. Not only there, but also abroad when we are invited. And mainly these exhibitions are you could say are based on 3 fields of research. They are dealing with the changing nature of work and labor, the artistic labor, I mean then work of the architect, designer and artist, how that is changing, how that you can present that, and how then as an institute, for instance Z33 or a design academy functions then in this kind of field. There are 2 other topics that we are also addressing. One is dealing with space, the poetics and politics of space, and another one is dealing with time, and time as where we question time, the credibility of the past, where we are questioning the present, the reality. The reality of the present and the probability of the future. These are like the 3 main design research fields we address, time, work and space in Z33. Out of that we make exhibition projects. Besides that, I indeed had a department where like we said before, and during lunch, I'm not so happy with the title of it because it's very fashionable, especially nowadays, and especially I also see in the applications from many Italians. It's called the Master Social Design.
Until today, I questioned the terminology of social, and we try with a group of students to define what social design can be. Next to that, at this moment, I'm working in the south of France for the Luma Foundation, where we try to set up a kind of design incubator in that Mediterranean field there. Like I said also, I would like to start with my motivations. And I have to start with one image, not this white image, but this image. This image is popped up several times last month in several publications that I was reading. This picture is the first full Earth picture, and it's shot from a satellite in 1967 by NASA. The picture appeared in several publications with different meanings and connotations. The collection of publications are the results of an addiction I have, an addiction for books. The books came by algorithmic forces to my place. The invisible hand left them behind on my doormat. It's this image is not neutral. It's a designed object, a representation of different ideologies and beliefs. It was used on the cover of the Whole Earth catalog of Stewart Brand in 1968. This image was quickly appropriated by all kind of environmental and activists and peace movements. And on the other hand, it was also used by technocrats that saw the Earth as an Earthship, a self-regulative Earthship. This latter viewpoint sees the world as a closed world, as a spaceship run by humans. And this ideology started with the Industrial Revolution and the Enlightenment, which caused a split between men and nature, between culture and nature, and with man thinking he could act as God. This thought and some clicks further brought another book on my doorstep, and that book was called The Shock of the Anthropocene. It's a book you should not read if you don't feel good or if you are depressed. What is the Anthropocene? It's coming from the Greek anthropos. It's the epoch of the human age of man. It's all about the human imprint on the global environment and on the Earth system. In 2016, and exactly on my birthday, on the 29th of August 2016, the Anthropocene was announced by a group, a task force of scientists, a multidisciplinary group of geologists, historians, climate and Earth system specialists, and social scientists. They declared Earth officially now in the time epoch of Anthropocene. The most known impact is, of course, climate change and the rise of temperature. And there are 9 tipping points were more than 9 years ago defined. And one of these was temperature. But at the current rate, for instance, just to give you an example, at the current rate, 20% of the species will be disappeared in by 2030. And we still speak about an environmental crisis now, but we could better speak now, the fact that we live now in that Anthropocene, we better can talk about a new condition. There is no crisis, there is not a climate crisis, it's not even a transition, it is just a new condition of the Earth. Now we have to look to that Earth in a more humble way. We have
to understand that Earth is finite. And how can you experience that better here in a city like Matera, which is built by Earth and through Earth? How can we as a designer, I'm trained as a designer, how can we as designer be aware of how the world is represented and how it shapes, mediates, affects our thinking, worldviews, and our behavior? And how can designers and institutes like Matera, Cultural Capital, can take action, intervene, or reshift, reconfigure the construction of the world? These questions we need to address as agents in this world. John Tekera is a design theorist, and he speaks about in how to drive the next economy about healthy growth, healthy mobility, healthy food, and a healthy social relationship. So he's not speaking anymore about a very difficult word like sustainability, but tries to redefine it by the word health and healthy. Health as a third way. Health as a another way to define, for instance, growth. And the solution, he says, is not growth, nor it is degrowth. It is healthy growth. If we talk about healthy mobility, it's about maybe let's walk or take a bike or maybe even an electric bike in order to our body becomes better of it, our the environment becomes better of it. So taking all small actions in order to improve environment, ourselves, society, and so on. Another hopeful solution is the power of the concept of the seniors. And I think the Open Design School really can be that. It's the opposite of the genius. The seniors is the collective creative force that can reshift the perspective on the world itself. This seniors can be felt also in a city as Matera, and where creative talents in this Open Design School and through this project Matera 2019 can exchange and can exchange skills. This theory is more elaborated in the book of Harvard economist Edward Glaser, The Triumph of the City. Nevertheless, all these written perspectives are white, male, and Western. And maybe we should find a way to be inclusive for others, for other experiences, for other approaches, and going beyond the existing thinking, the existing normative thinking, embracing the crazy, the unexpected, the unusual fractal thinking. We have to learn to unlearn, and unlearning is looking in the mirror and is seeing the world. So that is more or less like my thoughts of the last months, of all the books that I found on my doormat, and where that image, this reference was continuously popping up. But it also feeds into how that I think about education, how in this world, which is infinite, and where material and resources are limited, but knowledge and information is abundant. So we have to reshift our economical model completely differently, where we think now our economy is thinking and protecting information. In fact, we should protect material and resources. And we should exchange much more and easily, and therefore I'm super happy that there is something like the Open Design School, that there is a place where we exchange information and knowledge in a more free way that goes beyond patented copyrights, authorship environments that are exclusive and not inclusive. What we do with materials on the other side should be very, very exclusive.
and be very careful thought of. So if we know that we live in a ruin, not only Matera, but if the world is like a ruin, we should look back, just like the angel of history of Walter Benjamin, and look what we can do with this catastrophe. What can we do with this new condition of Earth? How can we deal with that catastrophe? And maybe I expressed it already earlier on, maybe we don't have to do that much. Maybe we have to select carefully. Even in one of the critics of the project, I was saying maybe we should do nothing, and or being very humble in doing something. So at the Academy, we see design not as, or I at least, or try to convince students about that, that design is not cannot be the ultimate goal. It's just a tool. It's a tool how to change things. It's a medium where you can communicate something with. But it's most of all, and that's the best way to look at it, it's an attitude. We never at the Design Academy in Eindhoven never really say what students should do. We are there as ignorant schoolmasters. We don't know. If students come up with proposals, we say, very nice, but why are you doing this? Why would you do this? Is it really necessary? For who is it? For where is it? And really to come to quite meaningful, essential projects. Another thing is, what I hope this Open Design School also can do, is learn to fail. I hope a lot of failures will be born here. It's very essential, and also that is shared by the community also of Madeira, that failures are tools to understand better what we are doing, what is possible, and to learn, of course, about that. So learning to fail. I'm also not interested, one of the first things is, and I remember some people here, even in this space, were asking for structure, and I have to say there is not really a structure. It's the great wide open space. You get half of a table, you get a chair, and you get 2 years' time. It's up to you. You have to do it. It's your problem. It's not my problem. You are here. What will you make out of it? It's very confronting for students to be like pushed back completely on their own, and then they fail. They have to learn to fail. So it's like a very hard moment of being confronted with themselves, but also learning to embrace really that experience, almost like embody the failure themselves. And by that experience, we try to build, I think, strong personalities. What I also try to do is, or what we try to do, is trying to go beyond the binary that men and nature, culture and nature, are two different things. They are not different, we are one. There is only one world, and we are part of nature, and nature is part of us. So we have to go beyond the typical men, female, left, right oppositions in this world, in order to learn to understand also the other one. Another thing is that I want, that education itself is, it's of course transmission of knowledge. There is, in that discussion where we ask, or what are you doing and why are you doing stuff, it's doing that in a reflective way. It's not, it's by asking, it's by questioning,
It's not just a transmission of information. I'm not interested in the transmission of information. I'm interested in maybe that attitude that is related to a very skeptical mode. Most of the people in these kind of critics moment, people think I'm very arrogant. Of course, I am very arrogant, but I'm very skeptical most of the time. I try to be like questioning it and to push somebody further in his own thinking, because we know that everything what we say is not true. We should, what I say or the other one is not true at all. But we can have, and that's very important, we need to have a conviction. You need to understand where you are, to have the power to in that great wide open space that you created for yourself, to follow your conviction. Otherwise, you don't. You're not making or building a project, and you have to follow, and you have to make choices between the many meanings that are there. So, what is then interesting material for me when I look to a city, to Matera? I'm more interested in these aspects, and I have to be honest, I didn't hear them quite a lot. Maybe they are not here, but I feel that there are frictions. So how can you use the power of frictions, the energy of the rubbing of two groups of people, of let's say slow tourism and mass tourism? What is happening here? What is it between high season and low season? What is it to be a citizen of Matera, and what is it to be like a tourist in Matera? How do these things rub to each other? What is that disruptive power of like something like Airbnb, which is also deconstructing like a social system, even a legal system? How do we play with that? What kind of holes are there to be used to make something new possible? How can that be questioning a certain situation? I'm looking for that, for these kind of holes in the system. I'm also interested in the, although it like sounds like very contradictory, but it's not at all. I really believe that everybody has an autonomous position. He or she just cannot, in this kind of processes of open design, just hide as I'm part of the group and the group decided. You have an own voice and you take a position in that. And you have to take a position towards the players you are in. I don't believe anymore in this kind of open design school, and even in design as such, in that it's related to economical and market-driven exchange of values. The market is over. It's not there anymore. If you still believe that, that's nice, go on. But there are maybe other possibilities to create like valuable exchanges. What are they? I don't know exactly. I cannot put my finger on yet. But maybe it's interesting to think about complementary currencies, other ways of exchange, to develop also these kind of other economies that are there. And everything should be done because you think it's needed. It's a choice, and I need to feel that conviction. This afternoon, I was not yet convinced about all the needs that were formulated. I can be open about that. I'm not really yet convinced by
all the needs that were formulated. Why do you need to do something? You really should be like having more arguments for me in order to make it meaningful. And like I said, why would I come in 2019? Why would I come here? Why would I come in 2020? What is then the leftover of it? I'm gonna go a little bit faster because I said some things already. I hope this environment can become a kind of reflective laboratory, a laboratory of life, a free space where we try to understand the design of society. And it is very important to talk about design, or the word design as such also. It's a problematic word. The word design is loaded with that exclusive label, and probably more in Italy than somewhere else, where it's dealing with products. I believe it can become something in the future about inclusivity, and can become something that is not about products anymore, but probably about processes. So it has an open end, it will have an open end, and that is maybe much more interesting, just like life itself. It's part of that, and it can create through that or use friction as a tool. Where I hope that design itself can make new connections with life, with everyday life. And gonna go very fast now to how that we think that or do that in Z33. And then I go to one of the projects. So we act as a maybe as a reflective laboratory of life. I ask myself always, like, in what kind of world do we live? So this was what you got before, was kind of reflection of the summer. And what kind of role does design and play in that? Maybe it's good to mention first that it's not about the world of design anymore. That is quite boring. It's maybe more how that we as human beings are designing the world, and how we are, even by sitting here, designing our own life. And that's maybe more meaningful. We are situated in Belgium, situated in a quite traditional setting. It is an old site of 16th, 17th century, but then in the 50s, a kind of building was built there in a very rational, modernistic museum building, where we make exhibitions, mainly. And what I say always, I'm not interested in design itself, nor art, nor architecture. I'm interested in what is happening in society, and what kind of role design, art, architecture plays in society itself. I think an institute, and also Matera, should not maybe, and that's maybe also taking away, or this open design school, would not should not maybe function only as an attractor of a lot of people, but maybe it could function as a power plant, or as a broadcaster, a power plant that is giving energy into a region, as Basilicata, or maybe even being giving some new lights into the discussion in Italy. Or it can generate energy broadcast messages into that world. So this is the way we act in that region, between the border between
Belgium, the Netherlands, Germany, there we are situated. We are on the border. We are not a museum. I'm not interested also to be a museum. I want to be a house for contemporary art, I say. And we create there continuously kind of energy in the hope that we can engage with different groups of people. Why do we still need exhibitions? Because that is always a kind of question that I get also, and why would, for instance, like this Open Design School make exhibitions? Is that the right medium? And what is then the right medium to bring into space? So we are always trying to think when we make an exhibition about what is the message that you want to convey, because maybe a talk or a lecture is maybe the best way to share the message. I think an exhibition or these kind of spaces, they share at least a sensorial, poetical experience. And I hope that if in a couple of weeks, maybe that also can guide you in presenting it. Why was maybe the installation inside so strong and so powerful? Because it gives really like that sensorial, poetical experience. So if you want to relate to a large audience in Matera, also maybe think not only about all the facts and the figures, but also about maybe the visual quality, the sensorial quality of your presentation as a way to seduce people, to bring them in your story. Sounds, smells, herbs, all these elements that are there in the environment, how can you bring them in your presentation? You are talking about it, but I didn't feel them yet. And I hope that that moment, people that come and that want to experience maybe a possibility of an Open Design School, that they could taste it, smell it, feel it, and be embraced by that experience. So it's really trying to create that experience. What is also maybe interesting for what we do and how that you can address, and that's of course quite difficult when you make a presentation that is related to Matera, is that maybe you should not tell the whole story. Maybe it's more like try to create more an open visual language. You cannot solve the issues here. Probably you cannot, not in 7 weeks. And you cannot also show all the consequences of your design. Maybe you just can express an open visual language and try to give an impression rather than being very concrete itself. That also leaves it open for the people that visit your projects to still fill in a part of it. And that doesn't mean that it has to be start from a very concrete facts, how many people, how many things, and so on, but how that you represent it, maybe there you can create like another responsive action that they come back to you. So use poetry as a strategy almost, and create maybe also doubt. I think doubt is a very strong tool to, and ambiguity is a very strong tool to have a discussion in itself. But if you do that with poetry, it's powerful. It really works, because then people, different people can relate to it. So then your little, and now I'm dragging the whole lecture away a bit of Z33 and with the reflections of what we saw before, direct as a thing.
So these exhibitions are, or these presentations could work as a tool maybe for you all. I'm gonna slide now, go very fast through all kind of slides of exhibitions, then you see maybe a little bit how did we try to do that. This is an open space, it's in the exhibition space. There was like you could control a security camera but also a spotlight, so in public space. In the station, we could follow the people with this spotlight. It was an installation of Marie Sester. Atelier Habité, a project about rethinking the machine habité. How can we rethink or see the house maybe as an atelier? As a place to play, work, sleep in another way, as one ongoing process. At that moment, we didn't curate the space itself. The designers, architects were just using the workspace. Everything was used. This is a surface stair. Of our space in Z33. Don't go into that. This was in 2010. Then I met Josef for the first time. We could also think about using more our body as a material and resource, using hair. And we go to the pharmacy and then you make a cup out of it and it's a very simple thing. It's not that difficult to do that. Could also rethink design more as a performance. This is not new, but it's of one of your visionary designers, where design becomes more an act, not just a product, where it is related to a network, where it is about process and change, where it's about randomness also, and chance. Not going into detail, but all the projects you can find, and also the movies, because they are all documented on the website of Z33. All the interviews are there with the people, the texts are in English there. Design becomes more and more a kind of tool for to understand reality, and design is, this is not stated by Dunne and Raby, so design doesn't have to be always like solution or problem solving. Maybe it can be about problem finding, and it can be where design asks questions. It can be about the parallel worlds. It is not about the user maybe, but it's maybe about persons, it's about the implications of what is going on. So this design is really shifting. There's really a whole bunch of people trying to redefine design nowadays. I'm going to show you like some projects. This is like now in the collection of MoMA, project we produced, then in Raby. It's a Fiat, but it's not about the Fiat. It's about how that a car, and at that moment we placed in the city all kind of mirrors, a car mirror, how that a car is chosen as an extension of your personality. So it's a critique of Martí Quixé on how that cars are not more about mobility, but they are maybe about something else. This project of Studio Makkink Bey,
is has a very nice name in Dutch, stofzuiger meubel, the Zak meubel. It's a vacuum clean piece of furniture. It's by cleaning, you make the piece of furniture. And so by vacuum cleaning, you and it came out of a kind of research they did for a furniture company, and they were looking to the systems there in these factories. You have a lot of leftovers, small pieces of wood, but you have also a lot of sawdust and of the drilling and the milling of the wood that is still left over. And that was packed in like big bags, and that was the inspiration. Maybe you just can produce your own sofa by cleaning your house. So more and more design is also bridging the gaps between in nature. Let's say that in earlier days we needed to understand science to in order to design. If we want to make a table, we need to know how we have to make our bridge, and we have to calculate and make the forces. Nowadays, and that's of course true and that will stay true, we also need design and designing in order to understand science. I will give you a small example. This is Pigeon d'Or of Tuur van Balen. We are able now to design bacteria. So there are bio bricks. You can go online. It's open bio bricks. You Google that, and then you can make your own bacteria. With that, you can change the bacteria in your germs. And if you could do that with the pigeons, I think Venice would be really happy with that. They could change the, let's say, the shit of the pigeons into soap. So they would clean the city, for instance. These are possibilities, so we can change the bacteria in the bacteria. Then of course you start to live together with the pigeons, because you take them on holiday, you want that they are around your car so that they clean your car, they even come into your house, you want them in your house, and these are kind of speculations of the designers what would happen with if you have pigeons like that. And it's the Pigeon d'Or is the famous, and I have to say that as a Belgian guy, that's the famous Flemish pigeon that wins all the prizes in the pigeon competitions in the world. We are really like, I don't go into detail too much. We can grow patterns with bacteria, we can make tiles of that, and I'm gonna extend one thing more, and I did in 2014, BO50. It was a biannual for design. Go to that website and you find more. It's where we try to use the biannual as a laboratory for design. And I question these kind of things. I even question cultural capitals. Why should we need that? But nevertheless, they can change things, I also have to admit. It's also be very good to be critical. And then start questioning that country, which is a city, in fact, Slovenia, as a laboratory for design. It's a small country. It was it's part of former Yugoslavia. And it's so there in that country, the first biannual for design was kept. So it's exactly now this year, 52 years ago. And it was the only place where East and West could meet. So there was an East and West design competition. Quite a lot of Italian products were presented there, but also quite a lot of Eastern European, Russian products were presented there and were confronted with each other. And this competition had the same form
until 2 years ago, I shifted that from the local international design competition into the local international design collaboration. I really think that designers and design should be a tool for collaboration, where that we tried to connect teams of everyday life with, because Slovenia is in a very economically very bad situation, even worse than Greece or Portugal, because their economy imploded. We know about Greece and Portugal because their economy is exploded, so the French and the German banks have problems with that, but nobody speaks about Slovenia because it's an economy that imploded. So living there, really living there, affordable living is an issue, really about food was an issue, public water, they have great water, but they all buy plastic bottles. You can literally make holes in the soil and good water is coming up. So bringing that back into public space, walking, very small things, how that you can walk in the city, but how can you protest in the city, how is a procession done in the city, these kind of things were done. So I was not looking exactly, and also this is all online, look to that website, then you see what we mean about that. I was not looking to the product itself, that's not interesting, but I was looking for to possible futures. And what was like the key, somebody made a study, we had like 53 countries that participated and 120 people participated, more or less the same principle as here, like 60% were from the country, 60% were international, and what was giving the most successful collaborations was like ambiguity, when the brief was not clear, strangely enough, when it was like unclear, when it was when the group was really about a variety of people that were there, and when it was all about uncertainty. And so in 6 months they created great projects and they built like local and international collaborations that are still till today, 2 years after, are still ongoing. Not all of them, but half of them are really ongoing and really became like groups of people all over the world that are still working together. So that's what I wanted to say. I don't gonna show the last project because it leads us, I can, but it's I want also to give the floor to Simona, I think. Otherwise, I think say too much. If you want to go on. Yeah. Yeah. Okay, one then. But very short then. Maybe it's interesting, and I'm gonna show. I'm gonna also go fast through it. So the exhibition is called Manufacture 3.0. It's at this moment in Z33. And I told you before, it's in a kind of old site. There are little houses and we have a problem with the government now. We get a very nice new building next to that nice building that I showed. But they want to sell this little houses, it's a kind of old convent, and they want that the market will decide what will come in these little spaces. I will show you the spaces later, and I think that's a very bad way to have like participatory projects where the market decides what will come into that. It's participation is most of the time seen as like let everybody come with kind of ideas, and probably the one with most money is having the most power,
and also decides what then will happen. It's a problem. So in this exhibition, we are questioning how can you bring back production in cities. What did we do, especially in Belgium and in the Netherlands? We pushed production out of the cities. They had to be like split from everyday life. There was a reason, of course, production was not healthy. Nowadays, what we produce or what is more craft or like technological production can be very environmental friendly. It's not producing smells and so on. So it can really become back part of the city itself. Distribution is still a question, but nevertheless, you can find also other ways for exchanging things in a city. That's maybe, but it's, damn, because it's about this sentence. It's a sentence from Thomas Rau. It's a Dutch architect, and he's not a good architect, as architect as we understand, but he really thinks in a different way about the systems. He is questioning if we should try to optimize the system, and if that is the... I'm going to try to... It's true, the... No. The change. And by that, we trap we trap really in the trap by optimizing the system. We are not really profoundly improving what is wrong. Okay? So we always have the tendency to solve something, to fix it. But we have to rethink profoundly the system in itself. For instance, he gave the example of one of the first bulbs, the light bulbs that were produced is still functioning in the United States. It's a light bulb which is functioning now already more than 100 years. It's in a fire station, and you can go there and you can watch that light bulb that is still functioning. So if we would start rethinking the system profoundly, also from design perspective, maybe we could hire, for instance, that light bulb. Then we are shifting. I don't think that's a good thing, but that's what he is proposing. Reshifting also the economical model behind it. From the moment you start to hire from a company and you have a house or an environment that you make, you get a completely other relation with it. And it's not about, he says, about property and selling, because then you have a complete other economical system behind. So that's the way he is thinking about rethinking the economical model. I believe more in another economical model. I'm more interested in the peer-to-peer model. I'm more interested in and don't get me wrong, because it's the most misused word in the shared economy or in the sharing economy, which is worked out by Michel Bouwens. It's not because he is Belgian that it's brilliant, but it is a very interesting model about exchanging knowledge, property, copyright, and so on. And it's this kind of model where still a strong government is needed to organize society, but where we as individuals have a complete other interaction with each other. And in that economy, you have also different production models. And if the moment we start to appropriate materials,
appropriate tools and appropriate systems again, we are able to construct that society again. This was a kind of, what you see now, kind of mind map that we used to understand where we were making that exhibition. I don't go into detail. I also won't explain all the projects. Gonna explain this project, for instance, because I also saw it hanging here on a door somewhere of Jesse Howard. And this is this came out of Bio. This is one of the projects that is still ongoing, this biennial of design. And it starts from the fact that objects are material plus information. That's what it is. So you have like material, and you push material in a certain form, and you make a construction out of that. You put information in it, on it, and it becomes an object, a meaningful object. It's Hacking Household, and you see two of maybe the same objects. And it started from an analysis how that household equipment is in fact, it's a very simple thing. Everywhere the motors are more or less the same. In your mixer, in your electric toothbrush, in your other stuff that you have, everywhere the motor is a kind of standard component. So the moment you start to see that as a standard component, you can interchange it. Only the microchips that is in between, that is saying it should vibrate or it should rotate and is regulating the speed and the force, that is like the clue enclosed by the manufacturer. So all these companies are in fact owning only that little part and like a shell outside. And the moment we can produce that, you can also produce like household equipment. You can say, we have a big room, so I need a big ventilator, and I need three motors, or I need this, or maybe I need heat. I don't need this kind of space, I need something else. So that's what this Hacking Household group is doing, and how they are building and constructing with almost nothing, a variety, enormous variety of objects with that. You can make a mixer out of it, like I said. Also don't go into all the projects. This is the office of shared knowledge of a very good, interesting Italian designer, Eugenia Morpurgo. She's from Venice. You will see also another project from her. It's very interesting because she is implying this knowledge how that, and it's the office of the shared knowledge. Where government, authorship, and then also production and tools are organized in a certain way, and where we are disconnected from this knowledge. This is like, we can make electricity with three lemons, of course, and we can do that. So we can make light, that is, and it's already more than there for 1 week, and it's still giving light. So it's that simple. So, what can we do more with it? So she is also challenging us with these kind of questions. This is how did she imagine her office, and she built that afterwards, she made that. Completely open, you should come and all and see that, how that office is functioning, and share their your knowledge. This is a graduate of social design of last year, and it's also about the fact that this utopian dream that maybe in 10 years, and some say even faster, we won't have work or labor anymore.
because robots will do everything. But what should we do then if everything is done? Maybe we just have to talk about what we do, but by talking, we should design objects. So this is a setup where you, by having a conversation, you exchange something, and the computer is capturing the conversation. The conversation is creating a hologram of an object. So you are talking about a certain object, or sorry, topic, not about an object. And here the object is coming out suddenly. And he's working now especially on vases, but the vase needs a support, it needs a container, and then also something to pour or to halt. And in the conversation, in the three steps, finally you get a vase out of that. It's a very interesting algorithm behind. So he's designing not the object anymore, but he's designing the algorithm. I find it a very interesting speculative project. This is yesterday we were talking about water. So it's also trying to understand how what you can use, what is already there. And this is about deconstruction, and using that as a new source for new economy. So we will deconstruct certain buildings in order to make a large Ford car company we are working on to make stuff, to use that as a source, for for new buildings and so on. Not just deconstruct, but use it again. This is a photographer which is using chemicals, and he's just going outside and picking materials like herbs, and then you can also like make pictures out of that when you light them. It's very low tech, but we don't know anymore. Sorry, they are doing that. I don't go into all the stuff. Making beer, it's a brewery. You can make beer from everything. It's not that difficult, but it's not only making the beer, it's also creating around these like skills, also the communities around it, because you can bring a lot of people together around these kind of topics. That's what, so we are not interested in the beer itself, but more in the building a group of people that try to understand that from a river you can take water, you can use that if you start going outside and trying to understand how maybe Matera tastes. How does Matera taste, literally, and work on that and doing and having discussions on that. So. Another project. This is also, I think, for you guys working here, an interesting project. It's another Italian designer who graduated. It's Andrea De Chirico. It's about super local. What you see is the 1.0. I think he did that one in Rome, and he did one in Eindhoven, and he did one in the hairdryer. And he is now doing one at the Design Museum in London, and he will make two more the next 2 months. So what is he doing? He's connecting several places in the city where you can produce a hairdryer, for instance. It's very simple, and there is a very nice movie online with his bike, with a little camera on,
And he's going into the city, goes into a shop where he makes something, takes that part, goes to another place, and then finally you have the hair dryer. And every city will have his own hair dryer. You could imagine that in Matera, in 2019, you would have like in the hotels, like the Matera hair dryer or the Airbnb thing. So like these kind of things he's like figuring out. I think he is a very interesting designer. I'm not going into detail. They are doing stuff with mushrooms. Mushrooms is a very interesting material to build biomaterial with it. It's Pablo Calderon and Ben. Another project of Eugenia, and that started as when she was graduated, and she was seeing how that we all, most of us, Simone not, have. Oh no, you have plastic soles too. Yeah, we all have plastic soles, and we have shoes that we throw away. We don't repair them anymore. Eh? So, and she was like fascinated by that repairing shoes, which is in Italy. Yeah, she found that a very nice thing. And going there and smelling that place, that how can you repair shoes in a different way? Out of that, that became like a sole which was printed, and then became a whole system with fashion designers. She was invited by Camper, of course, to build and to make a shoe. And she is doing that more and more. The shoe is, after 3-4 years, with all the input I have everywhere where she goes, the shoe really becomes smarter and better every time. It's a very nice object. Yeah, I'm not going to explain everything. Yeah. That's the closure. It's the last sentence I'm going to say, and then give you the floor. Thank you. Thank you. Majority of these works are, maybe I've seen them on magazines, I found them in art galleries, but because of your introduction, I'm working with, but where are they in the real world? Yeah, there are, I think, cultural organizations and academies have the duty to show possibilities for the future by provocation. It doesn't mean that these things are immediately ready for the market, but they are maybe ready in 5 to 10 years, ready for the market. I can say that they will come, I'm sure, because for instance, I give you an example. I'm, for instance, part of the Vitra Innovation Committee, which is like a very traditional company which is producing stuff and products. They are really looking into these new models. That doesn't mean that these products you will see, but it may be more the thinking behind these products, the systems behind, because they are really shifting the economical model. Yeah. And what I showed before this morning, what we are doing in the south of France, there we are trying to, not trying, we will, I say like really, like after 10 years doing these kind of experimental projects, we are really going to make economy with it. That's the idea. Yeah. It's not just fun and nice and provocative. No, it's very thoughtful, and you can see the potential, but in many cases it could be art. I mean, art has the same thoughtfulness many times. Yeah. Mm-hmm.
I was looking into a project, and it's a pity that you were presenting. I don't know anymore, but the one who was doing the projects with the urban farming in the city, one of the projects, is about how to conserve food, for instance, in the city, conserve food with scent. That was like explained. And this, what I think is, we tend to forget so much. We think we need a refrigerator. But if you really look what is needed to be in the refrigerator itself, or what you could replace by other stuff to preserve and conserve food, for instance, that would be really an interesting thing. So that these objects are maybe more powerful as thought provokers than they are sometimes there as really solutions. And they spark, I'm super happy to see them here again, and they are brought further by you guys, and then you they become maybe really a system for the city. Can I ask a question? We had last week an open talk here with Marco, a writer. I didn't remember his last name. Petrone. Yeah, and it was really nice, it was really interesting, and his approach was pretty much similar to yours, like referring to planet A or planet B, and would you say that social design is where design meets philosophy or something? Like I said before, I don't like the word social design. Good design, every good design has a technological part in it, has a part that is economical, about exchanging of values, and has a part that has cultural, human, aspects in it. Otherwise, I don't find that it's a good design. So social design for the social sake is most of the time bad. And the way to hell is paved with good intentions. The problem, a lot of social design projects, this is a very problematic situation, and maybe I'm going... is that why is it problematic? Because it gives the impression that we as citizens can do everything ourselves. It gives like it's giving back the materials, the tools, the systems, and we have to do it ourselves. And there are of course like smaller communities in this world that are most of the time strong that can do it. But there are large groups in society that cannot do these fancy things because they are still fancy. And the government is using that as examples to say, oh, citizens can do this by their own, so we don't have to do it. So it's like, and that goes from maintaining certain things, I don't know what, doesn't matter exactly to give like straight examples, but it diminished the role, so social design can diminish the role of the government, and that's really problematic. I wanted to say also something else, but I lost it. No worries. May I ask you one thing? Who is financing this kind of experimentations? Who is financing? A lot of the projects you saw were born in the academy. So these 2 years of the Great White Open, so they are part of that. I have to say that in the Netherlands, especially the main the projects that you see, that they are when you are graduated. A lot of these projects are getting funded or also trying,
That is something which is done. Also to show them, for instance, then here in Milano. Okay. And so this is all funded. So there is a big funding system around it. And as cultural institutes like we are with some of them, we try to act as a kind of laboratory to give some seed money to these projects. And I've got another question. I'm sorry. because we have been discussing a lot also in our big book about participatory processes, projects, and everything. So, in this sense, I would like to know, in your experience or in general, how much can really a community work with a designer? Is there this kind of connection? Is this kind of connection between design and community so necessary or not? I mean, it seems a kind of speculation, this kind of thing. So I think talking about participatory, or like also Simone said before, it's like about talking about sustainability. It's like so huge. You can only talk about it in, I think it's almost tailor-made. Okay. Every participatory process is changing from project to project, from context to context. Mm-hmm. Otherwise, yeah. We are talking about nothing. Of course. Yeah. It's too huge. Yeah. Okay. Thank you. Okay, I would suggest you keep the discussion after the following lectures. We're going to have an aperitivo in our kitchen. And everybody's invited, of course. So I'll give the word to SimoneSfriso from the Talent Society. Okay. And Simone to explain a little bit the kind of work that also they were doing in the curatorial project of the Italian Pavilion for the Venice Biennale. So welcome, Simone. Yeah. Thank you very much. And, a couple of days ago, we were talking about the language. Shall I speak in Italian or in English? And we were agreed that maybe there is somebody who does not speak Italian, somebody does not speak in English. And so we decided to do my lecture in Italian. In a way, I speak a terrible English, so it would have been a comic speech in English, so probably it's better to do in Italian. And okay, now I switch in Italian. Grazie per l'invito. Anche io ho diviso la presentazione in tre parti. Ho scoperto negli ultimi giorni che il titolo, e quindi ho adattato la presentazione al tema che era stato proposto dalla scuola, la participatory processes in design and architecture. E i processi partecipativi, si può dire, appartengono, sono un filo conduttore del lavoro del nostro studio. Siamo associati architettura e comunicazione per il sociale, era il nome che ci eravamo dati 20 anni fa. Oggettivamente oggi, parlando di sociale, si sta usando una parola che sta assumendo gli stessi connotati della parola sostenibile, no? Quando si è cominciato a parlare della sostenibilità, c'era una necessità oggettiva, obiettiva, a parlare di sostenibilità. Poi la sostenibilità, la parola sostenibile, è stata appiccicata un po' ovunque, adesso tutto è sostenibile, nulla lo è. La maniera migliore per svuotare una parola del suo significato è appiccicarlo ovunque. Sociale sta assumendo lo stesso connotato. Gli americani parlano, infatti adesso parlano di impact design, no? Sono sempre così bravi gli americani a inventare nuovi slogan, sono dei copywriters formidabili. Impact design, il design nei suoi connotati, nel suo impatto dal punto di vista sociale, economico, dal punto di vista materiale, immateriale. E quindi il lavoro che stiamo conducendo è proprio quello di cercare di capire volta per volta qual è l'impatto del lavoro sui luoghi e sulle comunità con cui andiamo a interagire.
Negli ultimi 10 anni abbiamo lavorato molto nel sud del mondo, progetti di cooperazione internazionale, principalmente con Emergency, ma anche con altre realtà, con altre ONG. Recentemente abbiamo cominciato a lavorare anche in, in Medio Oriente, Afghanistan, Iraq, e oltre ai lavori che continuiamo a condurre in Italia. Come vi dicevo, ho diviso la presentazione in tre parti, quindi i processi partecipativi nell'ambito della cooperazione internazionale, nell'ambito del community building, come costruire comunità attraverso percorsi partecipativi, e il rapporto che si instaura tra i beni comuni e i processi partecipativi. Partiamo dal primo tema, la cooperazione internazionale. Come vi dicevo, è una parte del nostro, importante del nostro lavoro, che ci sta impegnando ormai da, 10 anni. Alcune parole molto rapide sui contesti, in cui, stiamo lavorando. Stiamo lavorando, abbiamo lavorato in paesi in condizioni di guerra, di conflitto, o, o paesi che erano usciti da condizioni prolungate di conflitto, che vivono ancora con condizioni di conflitto a bassa media intensità. E il contesto è un contesto civile innanzitutto, e il contesto perché è un contesto civile? Perché le guerre sono diventate sempre di più un fenomeno che interessa la popolazione civile. Le guerre all'inizio del secolo scorso erano delle guerre che interessavano, diciamo, degli attori specializzati, erano guerre di eserciti. Oggi le guerre sono guerre che riguardano quotidianamente la popolazione civile e riguardano principalmente le fasce più giovani, le fasce più deboli della popolazione civile. 7% di militari, 34% di bambini nelle guerre attualmente in corso nel sud del mondo e in Medio Oriente. Ovviamente la condizione che ci sta investendo quotidianamente è la conseguenza che ci investe quotidianamente è che cosa porta in casa nostra questa guerra. Queste guerre stanno portando, si stanno entrando nelle nostre case sempre di più, non più attraverso la televisione, ma attraverso il mondo reale. La condizione dei rifugiati, che diventano nuovi cittadini, porta una condizione permanente di conflitto all'interno del nostro paese, e in questa condizione dobbiamo misurarci quotidianamente. Quindi qual è il ruolo dell'architettura in questo contesto? Sembra quasi una domanda paradossale. Può avere un ruolo l'architettura in questo contesto? I luoghi, come vi dicevo, in cui abbiamo lavorato e in cui stiamo lavorando attualmente: Afghanistan, Iraq, Sudan. Vi voglio far vedere alcuni, una rapida carrellata di alcuni progetti. Non sono forse i progetti più importanti che abbiamo realizzato in termini dimensionali, in termini di complessità di programma, però credo che siano sintomatici rispetto ai temi che abbiamo trattato anche oggi, discutendo dei lavori che state svolgendo. Che significa veramente, che cosa significa, qual è il nostro lavoro, qual è il ruolo del design, qual è il nostro ruolo di progettisti all'interno di questi contesti fisici e sociali. Attualmente stiamo lavorando nel Kurdistan iracheno, nel nord del Kurdistan. Il conflitto permanente nell'Iraq ha prodotto più di 2,5 milioni di rifugiati, che vivono in condizioni di emergenza che diventa poi una condizione stabile. E i campi profughi assomigliano sempre meno dei campi profughi, assomigliano sempre di più a delle città informali, in cui le persone vengono stabilizzate in una condizione permanente di instabilità. In uno di questi campi profughi abbiamo lavorato con Emergency alla realizzazione di una clinica. Questa, quella che vedete sopra, è
il modello di clinica prefabbricata che normalmente viene realizzata, che anche nel nostro caso è stata utilizzata e realizzata. Quindi quando dicevo all'inizio qual è il ruolo, non si vede? Quindi un edificio banale, un edificio in cui il focus è il costo, no? L'efficienza è il costo, e, però in questa condizione permanente di instabilità, qual è il valore sociale che si può aggiungere a questi progetti? E questo è il lavoro che ci è stato chiesto di fare, lavorare su un budget estremamente contingentato, lavorare in una condizione di scarsità, ma lavorare su un concetto di cura. Gli ospedali di emergency non si prendono cura dei corpi, si prendono cura delle persone. E la cura delle persone, e questo non lo dico io, è una delle, diciamo, istanze che sta a monte del lavoro di emergency, passa attraverso la bellezza. La bellezza, mi rendo conto, è una parola scivolosa. Un architetto non dovrebbe mai usare la parola bellezza, normalmente non la usa mai. Perché la bellezza forse è quella cosa a cui noi tendiamo, cerchiamo di afferrare, ma non riusciamo veramente mai a raggiungere. Però la bellezza ha veramente a che fare con la cura. E quindi come trasformare un luogo banale, un luogo informale, in un luogo che appartiene, che può costruire quel minimo di dimensione identitaria. Lavorando con elementi molto semplici, lavorando con il colore, lavorando con una struttura che può trasformare una sala d'aspetto in un luogo per la comunità. E quindi far diventare questo luogo grigio, ma grigio nel vero senso della parola, in un ruolo che sia riconoscibile all'interno del paesaggio, sempre uguale a se stesso, dei campi profughi. Port Sudan. A Port Sudan abbiamo realizzato uno dei progetti, è stato il terzo progetto che abbiamo realizzato in Sudan. Abbiamo iniziato a Khartoum con un centro cardiochirurgico, Salam, abbiamo poi realizzato una clinica pediatrica a Niale in Darfur, per poi passare a un'altra clinica in Port Sudan. Port Sudan, il Sudan è un paese che esce da una situazione di conflitto che è durato per circa 20 anni, conflitto a bassa intensità, forse ancora in corso in certe aree estreme del Darfur e nei confini tra il Sudan e il sud del Sudan. E al contempo Port Sudan è una città che è cresciuta con grande rapidità, passando dai 30.000 abitanti nel 2000 a 500.000 abitanti nel 2007. Una crescita tumultuosa, una crescita che caratterizza molte città, molte metropoli dell'Africa. Se possiamo ad esempio dare il Salam, per citare un esempio, è una città che sta crescendo di circa 250-300 mila abitanti all'anno. E stesso avviene per molte altre città del continente africano. La crescita è una crescita sostanzialmente spontanea, ingovernata, in cui poche infrastrutture vengono occupate da distese di abitazioni in maniera informale, senza che ci sia mai la capacità, la possibilità e neppure il tempo di realizzare luoghi identitari, luoghi di riconoscibilità, luoghi centro per una comunità. E quindi in sostanza è quello che è stata la sfida di questo progetto: realizzare un luogo di cura, come deve essere una clinica pediatrica, ma realizzare un luogo per il centro di questo contesto che vedete nell'immagine in alto. E quindi una clinica che si ponesse come centro civico, come luogo di riferimento per la comunità, un luogo per i bambini, spazi educativi, un vero e proprio centro civico. E questo effettivamente è quello che è avvenuto all'interno di questo spazio, no? E quindi un portico dove le persone possono stare, una piazza che è diventata la piazza del mercato di questo insediamento informale, gli spazi per i bambini, per i ragazzi,
un luogo di dignità, e poi una ricerca, e qua apro e chiudo in maniera molto rapida, quello che diciamo è un'altra ricerca che portiamo nei nostri progetti, quella di cercare di incrociare i saperi locali con l'innovazione tecnologica. E questo significa cercare di stare lontani da quell'idea vernacolare, no? Di costruire esattamente come si costruiva in quel luogo, quell'idea per cui molti pensano al continente africano, dove il luogo dove si deve realizzare in terra cruda o in pisé. Bene, questi sono materiali che devono essere incrociati anche con l'innovazione tecnologica, perché poi è questo che chiedono, non chiedono, chiedono un modello qualitativo che è analogo a quello a cui siamo abituati noi, no? Significa in sostanza non pensare di costruire luoghi di serie B per una committenza di serie B, e nel nostro mondo luoghi di serie A perché noi siamo committenza di serie A, ma garantire la stessa qualità e la stessa cura e la stessa dignità nel nord e nel sud del mondo. E quindi a fianco a soluzioni tecnologiche complesse che sono necessarie in un ospedale, riproporre anche i badghir, le torri, i wind towers, le torri di raffrescamento dell'aria che appartengono alla tradizione della casa araba egiziana. Quindi sono partiti da un lavoro, abbiamo studiato molto l'architettura della San Fatima, ma anche l'architettura tradizionale persiana. E abbiamo riproposto i badghir in questo progetto, quindi il sistema della captazione dell'aria che viene poi portata nell'interrato attraverso il basement cooling, viene raffrescata. Macchine adiabatiche che costano 2000 euro, sono queste macchine che normalmente qui vengono utilizzate per raffrescare i pollai, lì sono state utilizzate per raffrescare l'ospedale, 1,5 kg fino a 3 kW di assorbimento per un abbattimento di circa 10 gradi della temperatura. Quindi questo ha anche a che fare con lavorare con un budget controllato sia in fase di costruzione sia in fase di gestione, di manutenzione, i running cost di un edificio come questo che deve essere molto preciso e molto controllato. E poi il tema di nuovo il tema degli spazi esterni, realizzare un giardino in un luogo come questo, perché il primo progetto che seguì il mio socio Aldo quando andò in Africa fu un piccolissimo ambulatorio nel campo profughi di Maio, sempre in Sudan, e la prima cosa che fece Emergency fu non tanto realizzare l'ambulatorio ma il giardino, un luogo per il centro di un campo profughi di 200.000 abitanti dove non c'era un albero, e quel luogo è diventato molto rapidamente un luogo di identità, e quindi poi questa è diventata una strategia che si è riproposta nei progetti, una cura molto attenta agli spazi esterni e che poi viene affidata alle maestranze locali, e anche questo credo che sia importante, perché non significa solamente portare cura, ma lavorare con le comunità locali, lavorare in fase di realizzazione del progetto. Quindi significa per noi confrontarci con la committenza, con l'ufficio tecnico di Emergency, significa confrontarci con il personale parametrico e paramedico, ma confrontarci anche con la comunità locale, in modo tale che si possa riuscire a costruire per quanto possibile un tavolo di condivisione all'interno del percorso progettuale, in cui noi in sostanza siamo chiamati a tradurre in forme, in spazi, quelle che sono le domande che emergono da tutti gli attori che vengono coinvolti nel processo. Questa è un'immagine della piazza che è diventata la piazza del mercato di questa parte di Port Sudan. Come dicevo, è una questione che investe sempre di più la nostra quotidianità. Quindi il tema degli spazi di dignità nel sud del mondo sta diventando sempre di più
una questione di pensare a spazi di dignità per i nuovi cittadini che ogni giorno sbarcano e arrivano nel nostro paese. E questo ha portato al programma Italia, che è stato inaugurato ormai da qualche anno da Emergency, quindi la realizzazione di una serie di ambulatori, di luoghi di accoglienza, di cura, destinati a quelle persone che sono completamente escluse dal sistema sanitario nazionale. E il paradosso è che stiamo parlando sempre di più non solo di migranti, ma stiamo parlando sempre di più di cittadini italiani, per cui anche il ticket sta diventando un problema. Quindi pensare che sia necessario un sistema sanitario complementare rispetto al sistema sanitario pubblico, forse 10 anni fa sembrava un paradosso, ma sta diventando una quotidianità con cui il nostro paese si sta misurando. E quindi trasformare uno spazio, un edificio banale abbandonato, qui siamo Ponticelli a Napoli, un edificio di proprietà della ASL, mai utilizzato, vandalizzato, e trasformarlo con pochi gesti, con un budget estremamente contenuto, lavorando in sostanza con il colore, con il pannello USB, in un luogo di accoglienza. Ma significa poi muoversi in quei luoghi, come dire, fragili, in cui il bisogno si manifesta, e quindi la capacità anche di raggiungere il bisogno in maniera dinamica. E qui abbiamo lavorato a questo progetto di cliniche mobili, abbiamo realizzato in prima due ambulatori partendo da caravan, poi un pullman, poi due camion. E quindi l'idea dei dispositivi mobili è diventato una delle strategie attraverso cui Emergency raggiunge i bisogni e raggiunge le necessità. Non solamente le necessità di cura medica, ma le mille necessità che queste persone manifestano. E quindi questi sono luoghi di cura, ma sono luoghi di mediazione socioculturale. E quindi luoghi attraverso cui si cerca di dare dignità, di dare cittadinanza ai migranti, a volte in transito, a volte in sosta nel nostro paese. I processi partecipativi sono una modalità attraverso cui che noi cerchiamo sempre di adottare nei nostri progetti, e sicuramente sono una componente strategica attraverso cui si possono e abbiamo lavorato alcuni progetti di costruzione di comunità attraverso interventi di architettura residenziale. Vi mostro questo progetto. Questo è un progetto di co-housing che abbiamo realizzato a Villorba, nella provincia di Treviso. Paolo, quando arrivo a 40 minuti mi dai un calcio, perché mi sono dimenticato l'orologio. Questo è un progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con la cooperativa Pace e Sviluppo di Treviso. Cooperativa Pace e Sviluppo, la cooperativa, una delle più grosse cooperative d'Italia, si occupano di commercio ecosolidale. Ogni anno organizzano una fiera, si chiama la Fiera dei Quattro Passi, in cui mostrano se stessi in molte realtà trevigiane, venete, che in qualche maniera, diciamo, si confrontano con la cooperativa sul tema delle buone pratiche. E quindi in una di queste fiere abbiamo detto: perché non proviamo a realizzare un progetto di co-housing, un progetto che porti in sé tutte queste istanze che la cooperativa porta avanti con la propria azione anche culturale nel territorio trevigiano. Quindi abbiamo lanciato questa idea, attraverso la fiera siamo riusciti a raccogliere adesioni di 50 persone circa, a cui poi abbiamo indirizzato una serie di incontri pubblici, gratuiti, liberi, aperti a tutti, in cui siamo andati a parlare di che cos'è un co-housing. I co-housing sono quei complessi residenziali composti da
case private, spazi coperti o scoperti di uso di gestione comune condivisa. E che cosa sono gli ecoquartieri, che cosa si parla quando si parla di bioarchitettura, un'altra parola orribile che io odio, però è ormai entrata di uso comune, quindi è anche giusto usarla. Uno sforzo che noi cerchiamo di fare è cercare di non parlare mai in architettese, quindi un linguaggio iniziatico autoriferito in cui ci parliamo addosso noi architetti. Al termine di questo ciclo di incontri poi il gruppo si è compattato, 7 famiglie hanno aderito al progetto, con loro poi abbiamo cominciato a lavorare, come vorresti che fosse la tua casa, come vorresti che fosse la comunità, il complesso residenziale in cui vorresti andare a vivere, dove vorresti che fosse. E quindi un lavoro sempre con, a due livelli, a due velocità, con 7 committenze singole e con una committenza collettiva, fino ad andare a costruire una serie di linee guida condivise da tutto il gruppo. Non si è mai votato nulla a maggioranza, ma ogni decisione è stata presa con il metodo della condivisione, perché quando c'è una maggioranza c'è una minoranza, la minoranza è scontenta, mantiene il proprio scontento, lo scontento a lungo genera conflitto e genera fallimento. La condivisione significa che non tutti devono essere d'accordo all'unanimità, ma che le decisioni che vengono prese non vanno a ledere quelle che sono le necessità di ogni singolo. Quindi lunghissime discussioni, serate come questa che stiamo passando insieme questa sera con questo gruppo, per un anno circa, un giovedì sì, un giovedì no, io mi trovavo con questo gruppo dalle 8 a mezzanotte, alla fine in casa vi chiedevano ma tu ogni giovedì cosa vai a fare a Treviso? Insomma, poi l'abbiamo costruito e quindi ho avuto, insomma, non andavo a fare altro, ecco, mia moglie e mia testimone. 8 case, vabbè, ci sarebbe molto da dire, ecco, quello che vedete in fondo è la casa comune. La casa comune è, una, è la nona casa di proprietà e di uso condiviso. Una casa di 200 metri quadrati. Se dividiamo 200 metri quadrati per 8 significa 25 metri quadrati ogni famiglia dedica a realizzare uno spazio condiviso. Quindi io, come dire, ho 25 metri quadri in meno in casa mia, ma ne ho 200 in più in casa nostra. Bene, cosa posso fare in 25 metri quadrati di casa mia? Posso avere una stanza in più, posso avere un soggiorno un po' più grande, poco altro. Ma in 200 metri quadri posso avere tante cose, posso avere una sala dove strutturare un piccolo asilo, posso avere un grande magazzino dove strutturare un gruppo di acquisto solidale, una stanza per gli ospiti, una cucina comune, un portico rivolto verso sud, gli impianti condivisi, insomma tante cose che potenziano la mia, la qualità della mia vita e la qualità della vita del gruppo. Stessa cosa vale per gli spazi esterni. Ecco, pensatevi questo progetto nella distesa sempre uguale a se stessa della Villettopoli veneta. Non so se voi avete una certa pratica, ma il Veneto si è costruito per addizione, frazionamento, addizione continua di tanti piccoli lotti di case, fabbriche, case, fabbriche, case, fabbriche, chiesa, case, fabbriche, avanti così all'infinito, in qualche maniera da Monfalcone fino quasi a Torino, no? E in tutto il Veneto a tappeto. E quindi tanti piccoli lotti di proprietà privata, sorte di case città in cui dentro ognuno si ricrea il tutto che gli serve. E questo è un progetto che va nella direzione opposta. Che cosa posso fare se avessi lottizzato questa casa? Avrei avuto un giardino di 700 metri quadrati. 700 metri quadrati, il mio giardino in cui avrei piantato un paio di alberi, un ombrellone, poco altro. Cosa posso fare in 3600 metri quadrati di giardino condiviso? Beh, posso fare tanto di più. No, posso intanto avere un grande spazio, posso avere un orto diffuso condiviso. Aumento la qualità personale attraverso la condivisione. E poi il progetto ha preso vita in maniera molto informale e credo questo sia il bello di questo progetto. Ecco, processi partecipativi e beni comuni. I beni comuni sono il tema che ha guidato il progetto di curatela del Padiglione Italia, su cui, cui abbiamo avuto l'incarico quest'anno da parte del,
del Ministero dei Beni Culturali, incarico che è arrivato al termine di una gara di inviti. Eravamo stati invitati noi e altri 9 studi a presentare un concept, e noi abbiamo proposto di lavorare sul tema dei beni comuni, riprendendo quelle che erano innanzitutto le indicazioni del direttore artistico di questa edizione della Biennale, quindi Alejandro Aravena, che chiedeva ai curatori di individuare all'interno dei padiglioni nazionali quali erano i fronti sensibili, ognuno all'interno del proprio paese di appartenenza, partendo da una serie di parole guida, alcune delle quali noi abbiamo sono state assunte nel nostro progetto, sono diventate parte del nostro progetto. Taking Care è il titolo del padiglione, abbiamo usato l'inglese non tanto per esterofilia, forse anche un pochino anche, quanto per via del fatto che, come dicevo all'inizio, la lingua inglese ha questa capacità di sintesi che a me affascina molto. No? Taking Care riassume le due frasi italiane, sono prendersi cura e avere cura. Si ha cura dei luoghi, ci si prende cura delle persone. Taking Care riassume, fa proprio in un'unica frase queste due accezioni, e il lavoro dell'architetto è avere cura dei luoghi e attraverso la cura dei luoghi prendersi cura delle persone. La mostra del padiglione, del nostro padiglione Italia, è strutturata in 3 sezioni. La prima sezione è pensare il bene comune, la seconda sezione incontrare il bene comune, la terza sezione agire il bene comune. Ma di che cosa parliamo quando parliamo di beni comuni? I beni comuni, insomma, la riflessione intorno ai beni comuni si è articolata molto in anni recenti. Non si parla più esclusivamente di beni comuni riferendoci alle risorse naturali, quindi l'aria, l'acqua, la terra come beni comuni, o ai beni comuni globali come l'atmosfera, il clima, la sicurezza alimentare. I beni comuni sono certamente tutto questo, ma hanno a che fare con le relazioni che si instaurano tra le persone, quindi con il mondo immateriale. Quindi riguardano, in sostanza, se vogliamo quasi per proprietà transitiva, anche i luoghi in cui si svolgono le relazioni tra le persone e le relazioni tra le comunità, quindi la casa, la città, il territorio, il lavoro. E quindi beni che sono il frutto di una creazione collettiva, indipendentemente dal fatto di essere proprietà pubblica o privata. I beni comuni escono dalla dimensione proprietaria, ma assumono una connotazione trasversale. L'acqua all'interno di falda, all'interno di un terreno in proprietà privata, è bene comune. Questo è un esempio banale, ma è un esempio su cui sono state condotte battaglie anche molto accese qualche anno fa sul tema dell'acqua come bene comune. Beni comuni, come si relazionano con l'architettura? L'architettura forse può essere vista come lo snodo tra la concretezza dei materiali, dei luoghi, e l'immaterialità dei legami, degli affetti. Quindi quei luoghi che possono essere interpretati e visti anche come artefatti cognitivi che danno senso, appartenenza e benessere. E quindi quel prendersi cura di cui parlavo all'inizio. Il lavoro di riflessione su che cosa significa oggi parlare di beni comuni è stato condotto con un gruppo di 13 saggi, un comitato di indirizzo che abbiamo istituito, persone provenienti da ambiti disciplinari diversi dal nostro, quindi c'è un critico di architettura, un critico d'arte, ma anche un semiologo, un direttore di un istituto di fisica, un artista, un fotografo, un urbanista, un esperto di analisi economica del progetto. Quindi un percorso partecipativo che ha generato il concept del padiglione e poi il progetto allestitivo. Questa fase iniziale è stata poi riassunta, riportata in forma sintetica nell'ingresso, quindi nella sezione 1, pensare il bene comune, e abbiamo cercato di farlo
in maniera sintetica, ma anche cercando di lavorare anche su un linguaggio che potesse diciamo, essere un medium non solamente dedicato diciamo, agli addetti ai lavori, ma che parlasse diciamo, un linguaggio più ampio. E soprattutto, visto che la Biennale è sempre di più un evento di interesse importante per i ragazzi, per le scuole che vengono portate, cercare un linguaggio che potesse essere anche accattivante, pop, popolare, nel senso più schietto del termine. Questo appartiene anche questo, un filone di ricerca del nostro studio, lavorare su raccontare l'architettura attraverso l'illustrazione, attraverso il fumetto, le graphic novel, e quindi abbiamo questo personaggio che ci accompagna all'interno del padiglione. E incontrare i beni comuni, la seconda sezione del padiglione. Con il comitato di indirizzo abbiamo individuato 10 possibili campi di indagine, quindi 10 possibili declinazioni del concetto di bene comune. Non è un elenco esaustivo, però erano quei temi su cui ci interessava lavorare, quindi il lavoro, la scienza, l'alimentazione, l'istruzione, l'ambiente, la vita, il gioco, la cultura, la legalità, la salute. E per ognuna di esse abbiamo invitato 2 progetti, quindi un totale di 20 progetti, sono 20 opere realizzate che sono state inserite in questa galleria. Sono progetti realizzati in prevalenza da giovani architetti, sono molti under 40, ci sono alcuni under 30, alcune opere prime. Questo perché nella nostra idea curatoriale il padiglione Italia deve essere, da una parte, deve essere il luogo dove diciamo, gli studi emergenti abbiano spazio per mostrarsi, ma anche perché forse gli studi emergenti, i giovani studi, hanno delle capacità prensili rispetto alle condizioni sociali, le condizioni economiche che ci troviamo ad affrontare in questo momento, in cui ci sono molti elementi di interesse che abbiamo riconosciuto e che abbiamo selezionato e abbiamo portato in mostra. Sono 20 progetti in cui si vuole mostrare come l'architettura possa fare la differenza, ma sono 20 progetti che hanno, credo, delle storie da raccontare. Ve ne racconto alcune, magari non tutte, ma per farvi capire qual era, diciamo, lo spirito con cui abbiamo effettuato questa selezione. Questo progetto a Casal di Principe, il museo, anzi lo spazio espositivo temporaneo Restart, questa era una villa che apparteneva a un boss della Camorra, quindi un bene sequestrato alla mafia e restituito alla collettività. Si decide di realizzare una mostra di opere d'arte provenienti dal barocco, provenienti dalla collezione degli Uffizi, opere del barocco napoletano e del barocco campano. E quindi Diana Architecture, RS Architettura realizzano questo progetto lavorando con un budget estremamente contenuto, tubi aggiunti e reti arancioni da cantiere. Avvolgono completamente questo edificio, lo ridefiniscono da un punto di vista formale e spaziale, ma attraverso la filigrana di questa rete arancione si continua a vedere in trasparenza che cos'era questo luogo. Quindi non si nega la memoria rimane presente, perché senza la memoria si può ritornare a quella condizione di esclusione, a quella condizione di violenza che era la condizione di questo luogo. Poi la capacità di costruire comunità attraverso il lavoro. Questo signore che vedete, Gianluca Stasi, un giovane architetto, insegnante a Siviglia, viene chiamato a tenere un workshop a Santillo, una città nel nord del Messico, una città di 2 milioni di abitanti, confine tra il Messico e gli Stati Uniti, uno dei luoghi più violenti, di non conflitto più violenti della Terra. E il tema era come realizzare centri civici, centri di aggregazione giovanile a basso costo,
e a basso impatto. Alla fine del workshop, dopo 3 settimane, deve tornare a Siviglia. L'idea che questo rimanga un progetto sulla carta trova che sia frustrante, quindi decide di rimanere lì, ci rimane per un anno, lavorando con le associazioni locali, con la comunità locale, riesce a trovare le risorse per realizzare il progetto, riesce a trovare un luogo, un progetto estremamente semplice, sono 3 container uniti tra loro da una struttura reticolare. Il progetto è realizzato quasi completamente in autocostruzione, un progetto inizialmente ignorato dalle autorità locali, un progetto che ha un grande successo e dal momento che i successi hanno sempre molti padri, mentre i fallimenti sono sempre orfani, la pubblica amministrazione adotta questo progetto, lo fa proprio e finanzia altri 5 progetti come questo, alcuni già realizzati. Quindi questo è diventato un prototipo che si sta germinando nelle periferie di Santiglio. E poi vado rapidamente, l'arte come elemento di riqualificazione di un quartiere della periferia romana, uno dei primi IACP, primi dei quartieri popolari, quartiere Tormarancia, 15 artisti vengono chiamati a trasformare questo quartiere in una galleria d'arte a cielo aperto. La cultura certamente è bene comune ed è motore di riqualificazione, la cultura genera valore immateriale, ma genera anche valore indotto economico. Favara credo che è un progetto molto famoso, probabilmente lo conoscerete già. Favara è un paese nell'entroterra agrigentino, circa 20 km dal mare. E qui un collezionista d'arte, un appassionato d'arte locale, in questo paese quasi completamente abbandonato, decide di investire sull'arte, comincia ad acquistare immobili in stato di abbandono, chiama artisti, residenze artistiche che lavorano in questo luogo, passano periodi più o meno lunghi a Favara e stanno trasformando Favara in un luogo attrattivo che si sta poi articolando anche da un punto di vista della proposta, spazi per residenze per artisti, spazi per co-working, un ristorante, un museo per bambini che si sta costruendo. E questo progetto ha come effetto poi anche sta diventando un luogo attrattivo, le persone continuano a fare la villeggiatura, andare in spiaggia nelle coste agrigentine, ma la sera vanno a Favara perché a Favara succedono cose, a Favara ci sono workshop, a Favara ci sono ristoranti, a Favara ci sono B&B che stanno aprendo, quindi un progetto culturale, un progetto costruito sull'arte, sulla capacità dell'arte contemporanea di rigenerare luoghi, è un progetto che sta generando anche un indotto economico, sta generando anche un processo di rigenerazione del quartiere. Il recupero di un teatro sociale Gualtieri, paese nella provincia di Reggio Emilia, teatro abbandonato alla fine degli anni 70, nel 2009, l'associazione teatro Sociale Gualtieri ottiene di entrare in questo teatro e comincia a lavorare in autorecupero alla ricostruzione di alcuni degli spazi. Quindi cominciano dalla scena e quindi riescono a rendere questo teatro agibile, coinvolgono la popolazione locale, coinvolgono alcuni artigiani. E, il principio è basato su questo progetto della Banca del Tempo, ognuno lavora secondo tempo disponibile e il pubblico che diciamo dona ore di lavoro riceve in cambio ingressi per gli spettacoli che vengono strutturati durante l'estate. Ancora durante l'estate si mette in piedi un cartello di eventi, durante l'inverno si chiude, non c'è ancora il riscaldamento, si continua a lavorare alla riqualificazione di questo, al restauro di questo teatro. Quindi gli attori d'estate sono attori, d'inverno sono muratori, loro si chiamano i murattori. Ecco una definizione molto bella. Progetto nato senza risorse, ha avuto poi dei finanziamenti. Progetti anche quindi iniziativa pubblica a Saragozza, esto non è sul solare, l'idea di investire su 30 microprogetti in luoghi nelle pieghe delle periferie, in luoghi di frangia. Gli architetti
non vanno mai con un progetto precostituito, vanno a lavorare con le comunità e disegnano i progetti direttamente con le comunità. Carlo Ross di Monte mi raccontano che molti di questi progetti non hanno, li hanno, il disegno lo hanno realizzato dopo, quindi sono degli as-built. E questo ribalta completamente anche una modalità a cui noi eravamo abituati, no? Come architetti si fa un progetto, si porta il progetto, si discute il progetto, si ricevono i pomodori, si torna con un progetto e via così. Qui si lavora direttamente con, sul luogo, con, facendo emergere quelle che sono le domande, no? Il processo partecipativo non significa chiedere che cosa vuoi e tradurre questo pedissequamente in un progetto, significa cercare di far emergere quelle che sono le giuste domande. La Vela diceva che non c'è nulla di peggio che la miglior risposta a una domanda sbagliata. Ecco, forse il processo partecipativo significa evocare le domande. Non esiste una tecnica, è una buona pratica che si costruisce di volta in volta su misura dei progetti che si devono realizzare. Questo è un progetto che, a cui io sono molto affezionato, Parco dei Paduli, siamo in Salento. Qui un gruppo di giovani architetti si laurea a Firenze, decide di tornare nei paesi dell'entroterra salentino con l'idea di aprire un luogo che offre poche, scarse opportunità di lavoro, il proprio studio. E quindi laddove le opportunità di lavoro sono scarse, il lavoro in qualche maniera se lo inventano, quindi ribaltano un processo per cui quel processo a cui prima della crisi economica eravamo noi abituati a magari a avere a che fare, no? Quella filiera perfetta in cui c'è un committente, c'è un luogo, c'è un committente, l'architetto viene chiamato a tradurre in progetto un'esigenza di una committenza. Qui ribaltano tutti, ribaltano tutto, partono da un luogo e inventano un progetto su quel luogo. I Paduli sono un pezzo di campagna abbandonata dai fenomeni di abbandono dell'agricoltura, inurbamento, migrazione. È un progetto, un luogo che ha un valore identitario molto forte, quindi partono da quello. Nei paesi, San Cassiano e altri paesi, durante l'estate organizzano un workshop coinvolgendo la popolazione locale. Innanzitutto sul tema dell'identità, qual è il significato di questo luogo? E poi da lì cominciano a lavorare a un progetto di riqualificazione dello spazio. Riescono a quel punto a intercettare alcuni finanziamenti, siamo nel periodo, l'esperienza di Volenti Spiriti del governo Vendola, quindi anche un periodo molto fertile di investimento sull'impresa giovanile, sull'impresa culturale giovanile. E con i finanziamenti cominciano a ristrutturare, a riaprire il sistema della sentieristica dei percorsi, a recuperare alcuni dei fabbricati, piccoli fabbricati agricoli in questo spazio, riavviano la coltura dell'olivo, la produzione dell'olio d'oliva, dell'olio lampante, e riescono addirittura a convincere uno dei comuni a, in un periodo in cui le pubbliche amministrazioni tendono ad alienare i propri beni per fare cassa, riescono a convincere il comune di San Cassiano ad acquistare un uliveto e a trasformarlo in uliveto pubblico. Attualmente stiamo strutturando una cooperativa di 15 ragazzi, giovani del posto, che lavorano in questo luogo. Quindi un progetto di interesse per l'ambiente, un progetto anche di interesse per... da un punto di vista di nuovo dell'indotto economico. Poi sono questi diversi progetti che sono i nidi, ogni anno, ogni due anni, non mi ricordo, un concorso per la realizzazione, ogni anno un concorso per la realizzazione di una residenza turistica biodegradabile. Chi vince il concorso allora il progetto deve essere realizzato con trovanti, quindi materiali presenti nel luogo, chi vince vengono offerti i mezzi per realizzare il proprio progetto. Qui poi si innesca anche un progetto di turismo di impronta leggera che le associazioni stanno strutturando nel luogo. Terza sezione del padiglione. Vai. Vado? Allora, agire il bene comune è un po' il cuore della mostra.
Però non preoccupatevi, non è che adesso parlerò per 40 minuti perché allora il concept abbiamo cercato di incrociare quei valori dell'associazionismo, quel mondo a cui noi ci siamo riferiti e continuiamo a riferirci nella nostra prassi professionale quotidiana, fatta non solamente i rapporti con ONG ma anche con le associazioni, il volontariato, il mondo della finanza etica, abbiamo lavorato con banca etica e molte associazioni, e quindi la capacità dell'associazionismo di generare beni comuni e di assumere i beni comuni, farli propri, valorizzarli, e il tema delle periferie, che è un tema centrale in questo momento nel dibattito italiano. Non a caso il nostro committente, la direzione che ci ha affidato l'incarico, che ha la responsabilità di Padiglione Italia, si chiama Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane. Ebbene, che cosa c'entrano le periferie con l'architettura contemporanea, con l'arte contemporanea? La c'entrano molto, perché in questa visione del Ministero dei Beni Culturali si rigenera attraverso l'arte, si rigenera attraverso l'architettura, si rigenera attraverso la cultura e la qualità. Le periferie per noi, ecco, mando questo video che illustra, diciamo, il progetto, e dopo ve ne parlo. Dura solo 2 minuti. Il container bianco carrellato che avete visto nel video lo ritrovate nella seconda tesa del Padiglione Italia. Qual è l'idea? Come portare la Biennale fuori dalla Biennale? Come portare Padiglione Italia direttamente in quelle periferie che per noi non sono solamente quei luoghi fisici che conosciamo, la città di nuova espansione del secondo dopoguerra, ma tutti quei luoghi di marginalità, di degrado, di abbandono. Laddove c'è il degrado c'è periferia. Come portare direttamente il padiglione direttamente in quei luoghi con un'azione concreta? E quindi abbiamo lanciato questa idea di realizzare 5 dispositivi mobili, partendo da quel modulo chiamato il modulo zero, in realtà poi è stato soprannominato quasi subito la scatola orribile, la horrible box, i 5 progetti originali da donare a 5 grandi associazioni operanti sul territorio italiano. E quindi abbiamo invitato 5 architetti a realizzare questi 5 progetti originali, personalizzando quel modulo zero, quel dispositivo zero, su misura delle esigenze delle varie associazioni.
E quindi per AIB, l'Associazione Italiana Biblioteca, che è l'associazione che riunisce le 700 biblioteche civiche italiane, un bibliobus, un culture box. Per Legambiente Arco, un laboratorio mobile di analisi ambientale, ma anche un luogo dove sensibilizzare le comunità sui temi della cura e della tutela dell'ambiente. Per conto di Emergency, un ambulatorio mobile, analogo a quelli che vi avevo già mostrato, che abbiamo realizzato. Libera, Antonio Scarponi ha progettato un presidio da collocare in uno dei beni sequestrati alla mafia, dati in uso in gestione all'associazione. E per WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, uno sport box, quindi un dispositivo a sostegno delle attività sportive che WISP struttura nelle periferie, italiane. Marco Navarra, Noah, l'autore di questo progetto. Per realizzare questo progetto abbiamo, contestualmente all'apertura della Biennale, lanciato una campagna di crowdfunding civico, perché non avevamo fondi a disposizione per realizzare questo progetto. E quindi ci siamo rivolti a questo strumento in collaborazione con il sostegno, la collaborazione e la garanzia di Banca Popolare Etica, che è partner di questo progetto. Obiettivo estremamente ambizioso, quello di riuscire a raccogliere 350.000 euro, quindi una soglia molto alta, forse una delle più grandi, forse una delle più importanti campagne di crowdfunding lanciata in Italia fino ad ora. Ad oggi siamo arrivati a 100.000 euro, quindi siamo riusciti a coprire quasi il budget per due dei cinque dispositivi, quindi è già un buon risultato. Siamo in pista per il terzo dispositivo. La nostra ambizione è quella di riuscire a raccogliere i fondi per realizzarli tutti e cinque, consegnarli alle associazioni che se ne prenderanno cura per almeno due anni. E il sogno, per così dire, è quello di riportare, diciamo, tra due anni, in un evento fuori biennale, il racconto di dove sono andati questi dispositivi, le comunità che hanno incontrato, le azioni che hanno svolto. E quindi questo progetto nasce in biennale, si porta fuori dalla biennale e vorremmo poi che ritornasse in biennale. Sono esposti poi in quei contenitori di legno, questi alias, i cinque progetti originali. Ecco, concludo. Questo è, diciamo, idealmente, anche se non è collocato alla fine del percorso espositivo, quello che idealmente è la conclusione del percorso espositivo del Padiglione Italia. È una rampa che era stata realizzata nel 2006 e per qualche motivo misterioso non è mai stata demolita. Normalmente tutto quello che si costruisce in biennale poi viene demolito, ogni volta si ricomincia da capo. Questa è rimasta lì, normalmente veniva tamponata. Noi l'abbiamo aperta perché la nostra strategia anche quello, c'era anche l'idea di cercare di utilizzare tutto quello che c'era e di farlo entrare nel percorso espositivo. Ci hanno detto che noi ragioniamo come i salumieri con i maiali, che del maiale non si butta via niente. Io l'ho preso come un complimento. E quindi in questa galleria abbiamo portato una mostra di quadri. Una mostra di fotografie realizzata da Orsenigo e Cavollo, sono due fotografi di architettura, ma che in questo caso loro dal 2005 stanno facendo questo lavoro su quelle che loro chiamano le comunità incongrue, quindi quelle comunità che si trovano a essere tali intorno a un evento per un periodo anche molto breve di tempo. Quindi stiamo parlando ad esempio di una manifestazione politica, i funerali di Lucio Dalla, il palio di Siena, per poi ritornare alle proprie vite, alle proprie abitudini. Perché quando parliamo di beni comuni parliamo di comunità, perché come dicevo sono le comunità che si prendono in cura i beni comuni, li valorizzano e li sviluppano. E le comunità siamo noi. Grazie. Adesso assume una deriva fantoziana questa sera, di cui vi siete chiusi dentro. No, una
caso, tanto l'emozione dell'idea che... Scusate, io sto qua dietro, l'idea che la bellezza sia un luogo che si ritrova, che nasce due volte proprio in condizioni di difficoltà, che è una cosa che dipende dalle persone. Quindi l'importanza di questo meccanismo che si attiva dove c'è la vita. E quindi con tutti i profili etici del caso, quindi questo mi è sembrato una cosa molto bella, ma proprio perché quei campi, quei luoghi sono spazi di sperimentazione importantissimi anche per voi meno difficili. Questa era solo una percezione di importanza della cosa. Che questo sia una politica generativa probabilmente, che cioè ha a che fare con la partecipazione, perché appunto è un modo per creare e diffondere la qualità delle idee. Restano due secondi. No, volevo sapere se usate dei metodi strutturali, dei tools, oppure se sono quelli più informali da cui ricavate dei contenuti. Sì, ci sarebbe molto da dire a questo riguardo. Chiaro che se da una parte, come dicevo prima, la gestione di un percorso partecipativo si deve sempre reinventare a misura delle esigenze e degli obiettivi e dei luoghi e delle comunità con cui ci si confronta, è chiaro che poi è una tecnica. Che noi normalmente in questi processi, o quantomeno nei processi più complessi in cui siamo stati coinvolti, lavoriamo molto spesso con Andrea Mariotto, che è fondatore del laboratorio L'Ombrello ed è un esperto in facilitazione, gestione partecipativa, politiche pubbliche. Quindi chiaramente ci sono delle tecniche, ci sono delle capacità che rispondono a delle professionalità. E noi siamo una componente in una filiera complessa. Ma documentate questi processi nel senso di loro sviluppo nelle modalità operative? Ah, sì, sì, certo. Mi interessava questo. Ho una presentazione di 2500 slide. Sono fatte le 72 domande, quindi magari me la vedo voglio. I just like to shift to English because it's not by chance that Jan and Simone are here in the same place in the same day, the Open Design School, and very shortly I would like to ask you how you would eventually be a resource for this school, how you would eventually be part of the community that we are building, and what kind of somehow a role would you like to play eventually? It's not an easy question. What can I say? I told you last time. I answer very shortly. I'm just concrete in your hands. So do what you want with me. No. Yeah. Also don't have a specific thing, but what I see is a very interesting context, which is not yet, it's like, the first mapping is done, and I think all the projects that are formulated today could be pushed so much further, by critical instigation. I think they all need that, and if you could use me for that, I'm happy to push the things further. That's the only thing I can do. I think this is what is going to happen the next couple of weeks, and it was very important the fact that you were here giving such diversified feedback from different point of view. I think was very crucial also about the process that we are following, and
It would be nice that also the participants of the workshop will keep be in touch with you and trying to create this kind of interaction, informing you about the final results and also the kind of strategy that we would like to follow in order to build up our prototypes involving the, also the local network and the international network that we are creating so far. Yeah. So thanks again, and let's have a glass of wine. Thank you.